Glicinofili hanno diverse specialità. La prima e la più diffusa è la specialità antidroga. Poi abbiamo il catch dog, il cosiddetto catch dog. Questo è Eskos, un pastore tedesco della Guardia di Finanza di 3 anni. È un catch dog, è un cane addestrato alla ricerca della valuta. Da qua. Abbiamo fatto un controllo qui alle partenze, anche oggi fortunatamente il controllo è andato a buon fine, il cane ha trovato un esportatore di valuta. I cani che operano in aeroporto hanno anche un doppio addestramento, sia per quanto riguarda la ricerca delle droghe pesanti, sia per quanto riguarda la ricerca della valuta, perché è stato scientificamente provato che chi maneggia, diciamo, una grande quantità di banconote sovente ha anche un maneggio della sostanza stupefacente e quindi la banconota risulta essere contaminata. L'addestramento è basato sul gioco, sull'associare al suo gioco l'odore delle banconote oppure dello stupefacente. La nostra Zoe è un Breton di 5 anni, specializzato nella ricerca di tabacchi lavorati esteri. La impieghiamo spesso in zone aeroportuali, in zone doganali. Dopo aver ispezionato completamente tutta l'area, quel particolare punto si sta interessando tantissimo. Zoe sta iniziando a segnalare al conduttore la presenza di tabacco, raspando con le zampe anteriori. Brava, brava, bravissima! Lei è Jane, è un cane della Guardia di Finanza, adottata all'età di 1 anno. Nella maggior parte dei casi le famiglie prendono i cani non sapendo cosa vanno incontro e quindi all'età di 1 anno il cane non riuscivano più a gestirlo. Noi della Guardia di Finanza adottiamo anche i cani che vengono dalle famiglie, nonché dai canili, selezionandoci i cani che hanno voglia di giocare e li arruoliamo. Jane per me è come se fosse una figlia, ha 8 anni, adesso la conduco solo con lo sguardo. Siamo arrivati ad un rapporto di simbiosi, si lavora bene.